male senza il consenso popolare e soprattutto vendendo del fumo ai nostri cittadini. Renzi è intervenuto in aula raccontando le solite favole non coperte da alcun tipo di riscontro con la realtà. Drammaticamente questo non sarà il fallimento solamente di Renzi, ma anche del nostro paese e dei nostri cittadini. Vogliamo farlo presente per anche escluderci da questa responsabilità di chi vuole garantirsi le poltrone ma non garantire il benessere e la ripresa del nostro paese. Ha fatto solo degli spot, ha rilanciato solo alcune grandi tematiche, alcune anche condivisibili, però non si è dimenticato di parlare di tematiche a noi care come il federalismo, il taglio della spesa, il rilancio dell'occupazione e soprattutto la questione settentrionale. Dunque, per tutti questi motivi e anche per il suo atteggiamento appunto di slogan e non di risorse, noi voteremo contrari, anche perché ha fatto un bel programma di slogan, ma non ha detto dove andrà a prendere le risorse. Questo è un fattore molto importante a nostro avviso. Ma perché sostanzialmente questo non si è ancora capito se è il governo Renzi 1 o Letta 2, c'è la medesima maggioranza che lo sostiene, ci sono 9 ministri su 16 sostanzialmente identici, comunque provenienti dalle medesime, medesime ambienti, penso al ministro dell'economia, quindi è sostanzialmente la riproposizione stanca probabilmente di un'esperienza che abbiamo già vissuto, un'esperienza nella quale noi credevamo fino a un certo punto per quanto riguarda comunque le riforme e spiace dover constatare che nei discorsi programmatici del Presidente del Consiglio manchino parole d'ordine che per noi sono fondamentali come federalismo fiscale, costi standard eccetera. Noi siamo contenti che Renzi in questo modo abbia nutrito la propria ambizione e abbia dimostrato che quello che diceva fino a settimana scorsa invece non corrispondeva al vero. Siamo preoccupati però per il destino delle riforme. Servono fatti concreti, servono proposte che poi possano essere realizzate in tempi certi. I problemi del paese li conosciamo tutti, è inutile che ce li stiamo a raccontare, quindi non c'è bisogno che Renzi venga in aula a raccontarceli. Vorremmo invece che ci spiegasse come risolverli e soprattutto quando. Lei ieri non ha citato alcuni temi che a noi stanno particolarmente a cuore, non ha parlato di Nord, non ha citato la questione settentrionale e le voglio ricordare che ogni anno dal Nord, dalle regioni del Nord viene staccato a Roma un assegno di 50 miliardi di euro che finiscono nello Stato centrale e non si sa poi questi soldi dove vengono utilizzati. Al Nord si concentra la maggior parte delle piccole e medie aziende, al Nord c'è il PIL e quindi il rilancio del Paese passa necessariamente dall'affrontare la questione settentrionale che lei ieri non ha citato. Non ha citato un'altra parola che a noi sta particolarmente a cuore, che è il federalismo fiscale, che è la vera, unica riforma strutturale che può, da un lato, efficientare il sistema paese, dall'altro lato determinare e scaturire quel principio di responsabilità fondamentale, dall'altro lato quel meccanismo che può combattere gli sprechi e può recuperare quelle risorse oggi fondamentali per far ripartire il sistema paese e il nord in modo particolare. Ma guardi, notizia di oggi che il 25% dei disoccupati italiani è disponibile a fare i lavori più umili pur di avere un lavoro, compreso fare lo spazzino, compreso fare qualsivoglia tipo di lavoro. E Renzi viene a raccontarci che serve lo Ius Soli per legittimare ancora di più gli immigrati e dar loro il lavoro. Allora non abbiamo capito niente e se queste sono le riforme evidentemente ci siamo sbagliati a capire di cosa serve veramente al Paese e in che direzione bisogna fare le vere riforme. Detto questo non ha parlato di federalismo, non ha parlato di Nord, non ha parlato di Expo, non ha parlato di lavoro ai giovani, anzi ha parlato solo di immigrati. Questo ci inquieta, noi siamo favorevoli a fare le riforme, vogliamo fare le riforme, se però il programma di governo è il più becero appiattimento sulle politiche mondialiste e pro-immigrazione, non possiamo andare d'accordo.